volo low cost non atterra mai lì. Costa poco, ma non atterra. Tu devi andare a Barcellona? Lui atterra in Spagna. Poi ti lascia lì, ti danno una borraccia e una bussola. E da lì chiedi. L'idea di Pechino Express è venuta così. C'erano dei grassedieri della Ryanair, li hanno lasciati a Girona, a Barcellona, che era a 300 km da Barcellona, senza bagagli, li hanno scaricati e si dovevano salvare chiedendo informazioni. E avete mai chiesto una informazione allo spagnolo? Sempre, sempre arrabbiati. Scusi, sa dire dove è Barcellona? Mira, piano piano che qua dovevo rifare tutto. Allora, mi capite? Ecco, gli unici che riescono a tenere il passo in Italia con gli spagnoli, sapete chi sono? I veneti. I veneti hanno più o meno la stessa velocità. Perché io ci chiedo a Venezia, scusi, mi sa dire dov'è il ponte di Rialto? More, che sei lo modi? Ma ti va più, ti va a Matteo. Se ti va a Matteo, ti modi di Rialto, si va a piedi, poi si va a chiamare la terra. Dico, scusi, non ho capito. E se non voglio andare né a piedi, e né in Matteo, ti va in Mona? Sono diversi, però hanno la stessa velocità.